Corri a costo di crepare. Dai, corri! Non mollare! Sei uno di città, eh? Cresciuto nella vatta, scommetto. Tutto bar e sale da ballo. Non sapevi cosa fosse un albero prima di venire qui. Adesso ti fanno male i piedini, poveretto. Quando avevo la tua età, facevo 20 miglia prima di mangiare un boccone. Resta lì. Vado a prenderti un autobus e te lo porto. Sono tutte le donne che hai avuto, scommetto. E adesso sei senza fiato. Avanti, cammina, rubacuori. Devo portarti sulle spalle, eh? Come età posso essere tuo padre? Vuoi riposare, vero? Vorresti un materasso? Avanti, tira sulle mani, se no non ci arrivo. Forza, tirale su. Coraggio, devi farcela. Quando avrò bisogno del tuo aiuto te lo dico. E biondino, troveremo l'acqua dall'altra parte. Come lo sai? Sento l'odore. Sei andato a scuola, ma non ti hanno insegnato un accidente. Quanto saranno lontani? Poco, visto come cammini. Scusa se non t'ho preso la carrozza. Non ti gonfiare d'acqua. Thank you.
aiutarmi a farlo fuori? No. Non ce l'aveva un coltello. Non avresti dovuto farmi fare tutto da solo. Non è stato giusto. Non l'ammazzavo a quel modo se mi aiutavi. Non mi piace uccidere in modo sporco. Non è leale. Ora che fai? Ti metti anche a piangere, razza di imbecille, cretino, buono a nulla! E piange anche, maledetto ipocrita! Sono stato io a doverlo fare! Era vecchio e sarebbe morto lo stesso prima di Natale. Se non vuoi aiutarmi, che sei venuto a fare? Credevi che fosse una scampagnata di Boy Scout? Lo troveranno secondo te? Dobbiamo salire più in alto. In alto. La cosa più logica sarebbe di cambiarci i vestiti. Dovremmo anzitutto trovare un villaggio e aspettare che sia buio. Credi che cercheranno di riprenderci vivi? Non hai voglia di fermarti per lucidarti le scarpe.
Non mi piace laggiù. È troppo scoperto. E non possiamo girargli intorno. Camminiamo su quella strada. Ci prenderanno per operai. Gioca con noi. È un gioco per lui. Non può ancora aver saputo di quel tuo pastore. È lì che ci aspetta. Io una cosa del genere non me l'aspettavo. Non credevo che si potesse fare. Ha cercato di staccarmi la testa. Avrei seguitato a correre intorno come una gallina decapitata, con la testa che mi rimbalzava giù davanti ai piedi. Che ora li sta chiamando per radio. Che si può fare, Ansel?
Non molto. Aspettare il buio e scappare di corsa. Senza fermarci. Se avessi avuto le mani libere lo avrei afferrato quando mi stava sopra. Per terra lo volevo quel maiale. Gliel'avrei fatta pagare cara. A costo di rimettercela. A cosa? La testa. Gli avrei dato un bel calcio. Dai, che gol ci avrei fatto. Ce la scaraventerei davvero la testa in quel suo dannato ordigno. Quel vecchio in tasca non aveva niente, proprio niente. Tu resta qui, io vado a cercare un coltello e torno indietro. Lo voglio vedere sottoterra, quel pilota schifoso. Fammi andare solo, ti prego. Ansel. Vieni dietro a me. A 20 passi. Thank you.
ricacciato. Sta a sentire. Quel vecchio in tasca aveva solo la fotografia di suo nipote e un pezzo di tabacco da masticare. Se questa volta non mi aiuti, ammazzo anche te. Ho messo il vestito migliore. Non farle del male.
Non toccare niente di quella roba. Imbecille! Pezzo di idiota, stupido, criminale! Magari ti avesse staccato la testa. Stupido, stupido! Stupido imbecille. Sa soltanto ammazzare il porco. Doveva staccarti la testa, metterla in un barattolo e mandarla a un museo. Che cretino. Ma che cos'hai al posto del cervello? Hm? Neanche fiatato se non avessi preso quel pane. Ci riprenderanno tutti e due domani. Te ne rendi conto, vero? Visto che l'hai preso, potresti anche darmene metà. Fermati. Dividiamo i viveri. Perché? Mi servivi solo finché avevo le mani legate. Sei proprio sicuro? Tu prenderai il rasoio. Non so che farmene. Io tengo il fucile. Neanche quello mi serve. Prenderai metà delle scatolette. La coperta, la valigia e l'acqua. Ce n'è tanta lassù. Ti entra tutto in tasca? Ehi, l'ha bevuta da Dio.
Come farai ad aprire quelle scatolette, tu che sei di campagna? Maledetta. Maledetta scatola. Maledetto campagnolo. Va bene, furbone. Che devo fare per aprirla? Che cosa vuoi in cambio? Voglio fare la strada con te. Però gli ordini li darò io. Sì. E allora dammelo. Ehi, ne vuoi un po'? Di. Tieni. Bisogna sempre essere in ordine e puliti. Sta attento a non tagliarti quella faccetta delicata. E tieni sempre d'occhio giù in basso. Che? Non ci tieni a marcire, vero? Ma che dici? Io la parte mia l'ho fatta. Ce l'hai qualcosa per cui valga la pena di campare, no? Mangeremo di notte e berremo di giorno, d'accordo? Bene. E se ti capita di volermi dire qualcosa, ti ascolterò. Grazie. Lo so, qualche volta sono molto stupido. È vero, lo so bene. Mia moglie me l'ha detto spesso. Davvero? Sì. La vedi quella cresta? Sì. Vedi quella roccia che sembra un pugno? Sì. È la nostra meta per oggi, d'accordo? Che ti prende adesso? Ho fatto tutto quello che mi hai detto. Ammazzandomi non risolvi niente. Mi vedrai per terra come quel vecchio. Tutto quello che otterrai è un po' di scatolette, una valigia e un rasoio.
Senti. Forse più avanti mi deciderò. E preferirò andarmene per conto mio, forse. Ma adesso no. Perché mi sento solo. Ci penserò sulle montagne. E poi forse qualcosa neanche... Perché non ti è scoppiato tra le mani? Quando ne avrei avuto la possibilità. Non ho scelto io di cacciarmi in questo pasticcio. Un ragazzo alla tua età dovrebbe essere sposato. Senso della responsabilità, questo serve a voi giovani. Ora è tutto diverso. Che c'è di diverso? Nessuno vuol più sposarsi ora che c'è la pillola. Puoi avere tutte le donne che vuoi. Modelle, mogli, infermiere, segretarie, fisioterapiste. Girare intorno e stare lassù. Ritorna indietro. Chiunque può fare la guerra oggi. Basta un po' di equipaggiamento e via all'attacco. E lui gioca a fare la guerra. È andato a una di quelle scuole, ha imparato a pilotare. Che portata avrà quel fucile? Non molta. Devi colpire il serbatoio del carburante che è di dietro. E poi? Al primo colpo, però.
E secondo te mi viene a tiro? Lui non lo sa che hai un fucile. Lo capisci adesso? Mia moglie è stata costretta a farsi una plastica. Una plastica facciale. Un lupo alsaziano è sbucato da un cortile e l'ha addentata mentre ci stavamo salutando. Mi dispiace per lei. È stato terribile. Hai citato il padrone? Non potevo. Era di suo zio. Un funzionario del municipio, non lo potevo citare. Credo che a terra non farebbe tanto il bravo. Senti, ecco che cosa farò. Mi metterò a ballare, a correre, a gridare. Farò in modo di attirarlo su quel costone. Verrà sopra di me a fare il solito giochetto. Piano piano lo porterò verso di te. Tu tieniti pronto, capito? E mira bene al serbatoio, è la cosa più importante. Resta qui. Ammazzo quel dannato pilota se mi ricapita a tiro! Dì, guarda qua, guarda che bel regalo di Natale! Se avessi avuto questo, gli facevo passare per sempre la voglia di ridere a quello schifoso maiale! Rideva la faccia tua, sei! Spero almeno d'avergli ammazzato il fratello! T'avevo detto di tirare al serbatoio, non dovevi preoccuparti di me, idiota! No, aveva qualcosa in mano, capisci? E qualcosa nella tasca! Quello poteva farti a pezzi, poteva anche essere una bomba! Peccato che non l'ho preso! Sono le 4:22, giovedì 17 luglio! È un bell'orologio, sai? È svizzero! T'allegro, figliolo! Se avessi colpito quel serbatoio, se la azzeccavo! Senta, per aria anche tu, no?
È vero, non ci avevo pensato. Una cosa è certa, Mac. Quei suoi giochetti non ce li farà più ora. C'è un'altra cosa importante. Non si attarderà più a venirci tanto vicino adesso che ho questo! Forse è andato a comprare una barra. Vuoi fare una fumata? Quante sigarette aveva? 3. Qualche fotografia? Sì, quella della sua ragazza. Ma non un soldo. Gli ho preso l'accendino e l'orologio. Tienti anche le sigarette, non ne voglio. Non fumo se non fumi anche tu, Hans. E va bene. Quest'altra te la do domattina. Le mani mi tremano ancora. Buona, eh? Che ne dici? Sì. Che ora è, Mac? Sai che bisogna fare? Mettere in ordine queste scatolette. Perché? Beh, per poterle riconoscere anche al buio, così non mangiamo sempre la stessa cosa. Te l'ho detto, lo so che c'è dentro. Andiamo. Lo sai? Mm-hmm. Sono di 3 specie. Nelle grandi, fagioli. In quelle quadrate, carne. E nelle piccole, latte condensato. E come fai a saperlo? Ho sentito l'odore. Ma tu non sai niente. Lo dici tu. Una volta ho lavorato in una grande drogheria. La migliore della città. Solo per far pratica, naturalmente. E per quello che ci pescavo. Quello che ci pescavi? Sì. Ci venivano un sacco di ragazze norvegesi e svedesi. Mi è capitata un'australiana una volta. Mi ha portato a Ritz. Ha pagato lei. Era figlia di un compositore. Hanno dei bagni fantastici lì a Ritz. Ci puoi fare tutto dentro. Io volevo pagare, ma lei non volle. Tu hai delle figlie? Le farò sempre stare alla larga da te. Perché? Non mi vanno giù certe cose. Ma quali cose? Che c'è che non ti va giù, Mac? Dammi la prescatola. Allora, dici che in quelle piccole c'è latte condensato, eh? L'ho detto e lo ripeto. Vieni. Avevi proprio ragione. Perché vuoi che le tue figlie stiano alla larga da me, Mac? So essere un ottimo maestro. Quante ne hai?
due. Beh, possono capitare peggio, sai. Non se l'aspettava certo quel dannato pilota. Gli sarà preso un accidente. Ansel, neanche con un dito devi mai toccarle le mie figlie. Non vola più tanto basso ora, Quanto vorrei che non sapesse che ho questo. Vola da solo, hai visto? Sì, e vorrà anche farci fuori da solo. Questa è la sua speranza. Mac, che cosa c'è tra qui e le montagne? Niente. Come sarebbe niente? Beh, dei villaggi. Non soldati e pattuglie? Le guardie di frontiera. Non lo sai, vero? No. Non sai un accidente di niente, vero Mac? So che saremo al sicuro una volta arrivati alla neve. Qualcuno gliel'ha fatta? Chi è riuscito ad arrivarci finora? Perché non ci scaviamo una fossa per uno e non ce ne andiamo a dormire? Attraversiamo là e raggiungiamo l'altra parte. Che c'è? Oh, mondo schifo! C'è poco da ridere, sai? Ti aspettavo ancora un momento, addio camicia. Quello che hai detto è giusto, ma non mi va ad andare in pianura. Sì, è pericoloso, ma non abbiamo scelta. Dovremo correre.
Se ora non c'è venuta la fiacca. Avevi ragione su quel latte condensato. Adesso fa il generale da lassù. Ehi, ho perso il cappello. In due non gliela faremo mai a passare. Vogliamo dividerci. Meglio sdraiarci al coperto e aspettare. Dobbiamo nasconderci. No, non posso. Ma è la soluzione migliore. Non posso stare sdraiato mentre quelli mi passano sopra. Cammina. Vieni. È nato da Toretta, ci sono arrivate le baionette sul sedere. È colpa mia. Se ci vede quello dell'elicottero ci butta addosso le bombe con i gas. Che consigli di fare? Io non consiglio proprio niente, sei tu che hai tutte le idee originali. Quando lavoravi in quel negozio gliene raccontavi tante di storie a tutte quelle ragazze. Non dovevi approfittarti così di loro. Secondo me stai diventando matto. Maledetto maniaco sessuale, dovresti essere in galera. Qualche padre doveva darti querela. Lì, perché non ti fai visitare? Cosa? Non avessero mai inventata quella maledetta pillola. Via!
l'hanno preso? No. Accidenti a loro, ci hanno visto entrare qui dentro. Metterglielo sotto il cuscino a quel maiale. Guarda, somiglia a quelle tue amichette. Finiscila, sta zitto, è una fissazione la tua. Quel maiale, un giorno lo troverò quel maiale d'un pilota. Ehi tu, maiale! Hansel, quel porco si è messo in testa di bruciare tutto. Non posso portarmelo sulle montagne. C'è la neve lassù, amico, lo sai? Moriresti di freddo. Vattene su, vattene! Addio! Se n'è andato l'amore tuo!
Andiamo! Dove hai il fucile? Dì! Dove hai messo il fucile? Cos'è, non mi senti? Levati il fango dalle orecchie! Stura le pene! Eh? Mi senti adesso? Ah, sì, ti sento! Dove hai messo il fucile? Era di quel povero contadino, no? L'aveva messo da parte apposta per noi, quel poveraccio. Mi brucia la faccia! Certo! Beh, l'unica è metterci su un po' di fango, così non ti vengono le vesciche. Così, mettici il fango.
morte, questo è solo il primo. Tieni. Ci siamo, Hansel, lo sento. Dobbiamo trovare da mangiare, Mac. È qui, ne sono sicuro. Di buoni a nulla. Tutto questo casino per difendere quella carogna, i fessi. Quanto vorrei averlo steso. Torniamo indietro? Beh, io ci bevo sopra. Forse in questo momento è già corso dal suo elicottero. E piange di rabbia. Vorrei dormire. Beh, con questa pioggia quei maiali resteranno nei loro porcini. Quanto ci manca la neve? Ma non ne vedo in giro. La pioggia l'ha squagliata. Dì, senti, io ho bisogno di dormire. Beh, non puoi dormire qui. Su, avanti, alzati. Aggrappati a me. Verso il cappello. Sì.
Mi si vedono quasi le ossa delle dita. Sanno di sale. Non leccarle. Puzziamo come animali. Siamo luridi. Santa Madonna, ma perché ci siamo ridotti così? Io non capisco. Dai, non te la prendere. Noi non siamo vivi. Siamo già morti, sì. Non dovevamo nemmeno provarci. Giriamo strisciando. Sgozziamo la gente col rasoio. Ci soffiamo il naso con le dita. Mangiamo con le dita. Ci ripuliamo con le dita. Coraggio, finirà bene. No! Signore nostro, Gesù mio, siamo peggio degli animali. Non fare così, finirà bene, non preoccuparti. Lo sai, Hans, mia moglie ha 5 anni più di me. Il volto, che per me conta di più in una donna. Il volto e le gambe. Lei di faccia è carina, ma non ha più belle gambe. Ha le vene varicose. Per colpa delle gravidanze. Ci ha sempre tenuto un sacco alle sue gambe. Non fa che depilarle. Le mie figlie non hanno belle gambe. Non come quelle della madre, comunque. Ma sapranno cavarsela, hanno il suo carattere. L'ho conosciuta così. Lei andava sempre in giro con i soldati americani. Allora io mi sono messo il cappotto di mio padre, mi sono anche messo il suo cappello, sono andato a un telefono pubblico. Quando sapevo di trovarla in casa, ho fatto il suo numero e le ho parlato con accento americano, tenendo la voce molto bassa. E le ho detto, io aspetto te nel parco alle 3:30 sabato pomeriggio, vicino al chiosco della banda. Pioveva dirotto. La banda non c'era, ma lei venne lo stesso. Io avevo 16 anni, lei ne aveva 21. Arrivò con un impermeabile bianco. Quando mi vide lì, col cappotto e il cappello di mio padre, per poco non moriva dal ridere. Poi se ne andò via, ma non volli mollarla. E poi anche gli americani se ne andarono. Dovetti arruolarmi anch'io e 2 anni dopo tornai a casa in licenza. Bevevo come una spugna. E una sera dovette portarmi lei a casa. Poi dovetti tornare al fronte. E lei mi scriveva 2 volte la settimana. E andò avanti per tanto tempo. Un giorno lei aveva 37 anni. Sì, 37. E io ne avevo... Beh, fa tu il conto. Tornammo insieme nel parco. Era un giovedì sera. Lì,
Arrivati io e mia moglie. Sì, beh, fu sua l'idea. La possedetti sotto il chiosco dei suonatori. Quanto sei stato con tua moglie? Anni. Le mie figlie sono tutte... Beh, sono tutte... Sono invecchiato. Ah sì, ormai sono vecchio. Su, andiamo, rubacuori. Lo vedi? Sì. Non credevo di arrivarci. A chi apparterrà? Come sarebbe? Non lo so di chi è. Non posso saperlo.
Loro non è di certo. Andiamo. Non ci spareranno addosso? No. Hanno un'altra divisa. Andiamo, Mac. Andiamo, Mac. Lo sai? Per tutto quel tempo, per tutta la guerra, restò ad aspettarmi. Non andò mai con nessun altro. Vieni qua su, Mac! È finita ormai! Siamo liberi! Mac, sbrigati! Il giorno che mi liberarono, lei lo seppe. Nessuno glielo disse, lo sentì. Io ero a 30.000 chilometri di distanza. E lei lo telefonò a sua madre. Vieni qua su, Mac! Cammina! È stata la voce del cuore. È l'aria fina. Sì, aria fina quassù. Ringrazio Dio, disse a sua madre. Lascialo perdere, non ti darà scampo!